C'è un racconto particolare che riguarda il celebre commerciante Marco Polo. È quello che addirittura si sarebbe sposato in Cina con una bella ragazza del posto. Lei sarebbe stata la figlia del Krangen. Dopo le veloci nozze in Cina, Marco Polo e la moglie sarebbero tornati a Venezia. La consorte di Marco Polo qui purtroppo non si trovò bene. Fu subito vittima di gelosie da parte della sorella di Marco Polo, che non accettava l'etnia della moglie. Nel 1298, quando Marco Polo fu catturato in una battaglia dai genovesi, le cognate di Polo, forse per invidia, dissero alla consorte cinese che il marito era morto. Per il dolore, la giovane si incendiò e si buttò dalla finestra, morendo poco dopo. La leggenda racconta che di notte, presso la corte de Milò, dove sorgeva inizialmente il palazzo di Marco Polo, si potrebbe vedere una ragazza che fluttua in aria e addirittura udire un dolce canto di origini orientali. Poco distante, durante gli scavi, sono stati trovati dei resti appartenenti ad una donna di chiare origini orientali, che portava con sé uno stemma imperiale. Iscriviti al canale e condividi i video agli amici. Attiva le notifiche per essere aggiornato sui nuovi video.